Allora, non le metto in modalità presentazione perché vuole essere questa lezione piuttosto una chiacchierata interattiva piuttosto che una lezione frontale. Quindi, diciamo, in questo modo posso vedervi mentre parlo. Allora, appunto, questa chiacchierata si intitola Gli impliciti nel dibattito pubblico e appunto io sono una dottoranda dell'Università di Roma 3 in convenzione con Sapienza. E la prima cosa che vi presento sono le regole, fra virgolette, di questo corso, che sono la prima regola, interrompetemi pure in qualsiasi momento di tutta la nostra chiacchierata per fare qualsiasi tipo di domanda. La seconda regola è che non ci sono domande stupide. E la terza regola è non ci sono risposte stupide alle domande che io durante questa chiacchierata vi farò, perché appunto ogni domanda in realtà può avere più di una risposta, non c'è un'unica risposta giusta alle domande. Magari la risposta che voi mi date non è la risposta che io, diciamo, ho selezionato per portare avanti la nostra discussione, però appunto non è, può essere anche essa una risposta corretta. Quindi, appunto, senza timore, lanciatevi. Io quindi comincerei subito con una domanda. Ora qui avete due pubblicità e vi chiederei di leggere le due pubblicità e di dirmi, secondo voi, quale di queste due pubblicità è più efficace, potrebbe convincere di più le persone a comprare un certo prodotto e per quale motivo. Possiamo rispondere? Sì. Ah. O in chat o accendendo il microfono, Pure come per me preferite. la prima, sì. Anche per me la prima. Per Ok. me la seconda. Ok, e come mai? La prima perché è, come dire, una frase breve di effetto. Io immagino la prima come un'immagine che deve essere completata, però. Nel senso, la prima secondo me è efficace, ma ci vuole un'altra immagine prima, immagino un altro frame prima o dopo. Quindi forse la seconda direi, nel senso che la seconda è più completa, più chiara. Ok, poi Seconda, avete perché ti invita a riflettere che stai vivendo in un modo sbagliato, cioè nel senso non vedi la realtà com'è e Philips invece ti apre gli occhi, ti fa vedere un ventaglio di possibilità, diciamo, forse, forse. Grazie, grazie per il feedback. Allora, prima di appunto dirvi qual è la risposta che ho selezionato, io vi faccio vedere un'altra coppia di pubblicità. E allora, la prima, immagino che tutti sappiate l'inglese, però ovviamente magari qualcuno non lo sa ed è perfettamente legittimo. La prima dice Renaud Kadjar, smetta di guardare, comincia a vivere, e la seconda, con Renaud Kadjar, tu smetterai di guardare e comincerai a vivere. Quindi di nuovo vi chiedo di dirmi, secondo voi, quale di queste due pubblicità è più efficace, convincerebbe di più a comprare un prodotto e per quale motivo? Ok, allora diciamo la mia idea quando ho selezionato queste coppie di immagini è che è venuta un pochino fuori da alcune delle vostre risposte, quindi sono molto contenta di questa cosa. Quella che vedete sulla sinistra, la prima immagine, è la pubblicità effettiva effettivamente scelta o dalla Philips o da Renault per pubblicizzare il prodotto, e la seconda è una mia manipolazione della pubblicità.
Allora, nella seconda ipotetica pubblicità ho esplicitato alcune informazioni che nella prima immagine erano passate in maniera implicita. Ad esempio, nel caso della prima immagine, lascia che Philips ti apra gli occhi. Nel momento in cui noi diciamo ti apra gli occhi, affinché qualcosa possa aprire gli occhi, ci vuole che gli occhi siano chiusi. E quindi questa informazione viene asserita esplicitamente nella seconda immagine. Nella seconda coppia di immagini, il fatto che diciamo, smette di guardare, comincia a vivere, venga presentato immediatamente dopo Renaud Cajard, fa in qualche maniera passare il messaggio che con Renaud Cajard tu smetterai di guardare e comincerai a vivere, anche se in realtà esplicitamente la prima immagine non lo dice. Ora, l'idea è che le prime immagini siano, dal punto di vista degli impliciti, più efficaci perché appunto vanno a veicolare delle informazioni che le persone potrebbero ritenere discutibili, potrebbero confutare in maniera implicita. Perché se io andassi effettivamente a dire alle persone stai vivendo con gli occhi chiusi, lascia che Philips li apra, persone potrebbero dirmi guarda, in realtà io però non sto vivendo con gli occhi chiusi, io ci vedo perfettamente. Stessa cosa nella, diciamo, stessa cosa cambiato ciò che si deve cambiare nella seconda coppia di immagini. Se io dicessi con Renaud Cajard smetterai di guardare e comincerai a vivere, una persona potrebbe rispondermi: guarda, ma io smetto di guardare e comincio già vivendo per conto mio, non ho bisogno di Renaud Cajard e ritengo anche sinceramente alquanto implausibile che Renaud Cajard abbia questa capacità di farmi smettere di guardare e di cominciare a vivere. Quindi, diciamo, ciò con cui volevo farvi riflettere è che una codifica implicita per appunto dei contenuti informativi aumenta la capacità persuasiva del messaggio, perché appunto informazioni che i destinatari potrebbero confutare vengono in qualche maniera trasmessi sotto traccia attraverso una codifica implicita. Diciamo, la presentazione che ora appunto, questa chiacchierata che ora faremo è organizzata in questa maniera. Ci sarà in primo luogo una presentazione teorica dei diversi tipi di impliciti, poi una breve descrizione del ruolo degli osservatori e dei progetti nella battaglia per l'educazione all'implicito e la presentazione di alcune attività mirate per educare i cittadini all'implicito, a cui seguirà poi appunto un momento di laboratorio che vedremo più nel dettaglio quando ci arriveremo. Ok, quindi partiamo all'inizio con un pochino di teoria. La prima macrocategoria di impliciti che affrontiamo oggi prendono il nome di impliciti del contenuto, ovvero, come dice il nome, sono impliciti che lasciano nascosto un certo contenuto. La prima sottocategoria che consideriamo prende il nome di implicatura. Se A dice a B, vieni stasera alla festa di Sandra? E B risponde, mi devo alzare presto domani. E io appunto vi chiedo, B andrà alla festa di Sandra, stando a quello che ha risposto? Ok, uguale appunto o in chat o accendete il microfono. Perfetto, No. abbastanza concordi che non andrà. Però B non ha mai detto in realtà, diciamo, le parole di B non sono mai state non devo andare alla festa. Orientera prima. Non posso venire alla festa di Sandra stasera. Quindi, diciamo, anche se il significato letterale di ciò che B comunica non porta questo significato, in qualche maniera A interpreterà la sua risposta in modo pertinente rispetto a quello che ha chiesto, cioè anche se la risposta di B all'inizio sembra essere completamente non pertinente rispetto alla domanda che ha posto, in qualche A andrà a interpretare la risposta di B come effettivamente una risposta alla sua domanda, quindi appunto non posso venire alla festa. Un altro esempio è se appunto A dicesse qualcosa come
Come recuperare i soldi rubati dalle casse comunali? Chiediamo al sindaco XY, lui sì che se ne intende. In questo caso potrebbe essere veicolato il contenuto implicito che il sindaco XY abbia in qualche maniera rubato i soldi dalle casse comunali e quindi ci sia una accusa sottesa che va appunto ad accusare il sindaco XY di essere un ladro. Tuttavia, è molto importante considerare il ruolo del contesto. Perché questo stesso enunciato, pronunciato in due contesti completamente diversi, pronunciato in due contesti completamente diversi, veicola implicitamente due contenuti completamente diversi. Cioè, se appunto questo enunciato è pronunciato nello scenario 1, dove il sindaco XY è un ex investigatore con grande esperienza nel recuperare i soldi quando sono stati rubati, come recuperare i soldi rubati? Chiediamo al sindaco XY, lui sì che se ne intende, vuol dire semplicemente appunto il sindaco XY è una persona di competenza in questo campo, quindi sicuramente ci potrà aiutare a recuperare i soldi rubati. Quindi un'accezione anche una, come dire, una un tratteggiare questa figura del sindaco XY in maniera positiva. Nel secondo caso, invece, se il sindaco XY è accusato di aver rubato i soldi, appunto, questo enunciato veicola sotto traccia il messaggio che il sindaco XY sia un ladrone, diciamo, una persona poco raccomandabile. Convincere il destinatario che un certo contenuto è vero è più facile se è il destinatario stesso a recuperare quel contenuto ed è appunto per questo motivo che questo tipo di impliciti è molto utilizzato per persuadere le persone di qualche cosa. Immaginiamo di essere al supermercato e di stare cercando la pasta. Nel primo scenario, il signore accanto a noi al supermercato ci dice che la pasta è nel corridoio a destra. Nel secondo scenario, siamo noi stessi che entrando nel supermercato abbiamo visto che la pasta si trova nel corridoio a destra. Se ora io vi chiedo in quale situazione sei più sicuro che la pasta sia nel corridoio a destra, appunto, secondo voi in quale situazione si sarà più sicuri? Nella seconda, ok, esatto. Seconda. Perfetto, siamo concordi tutti che sia la seconda, ok, perché appunto nella seconda siamo noi stessi a aver visto con i nostri occhi che dove si trova la pasta, non è un'informazione che qualcun altro ci ha trasmesso. Riteniamo infatti più affidabili i contenuti a cui siamo arrivati da soli. Allo stesso modo, appunto, nell'esempio linguistico di prima, no, i contenuti appunto recuperati attraverso un'implicatura sono qualcosa a cui il destinatario arriva da sé, quindi li ritiene più sicuri appunto perché provengono da se stesso, non è qualcosa che l'emittente ha asserito esplicitamente, denunciando in qualche modo la sua intenzione di convincerlo di qualche cosa. Vedendo un esempio concreto, viene proprio dalla politica nostrana. Qui c'è appunto questo tweet di Salvini che dice: qui aula di giustizia del carcere di Palermo, il processo voluto dalla sinistra e dai tifosi dell'immigrazione clandestina comincia. Quanto costerà ai cittadini italiani? Questa domanda retorica porta con sé l'implicatura che costerà molto ai cittadini italiani, però Salvini non dice che costerà molto, lo fa semplicemente, è un contenuto che fa recuperare ai propri riceventi. La seconda categoria che andiamo a analizzare di impliciti del contenuto, e ne parlo non senza imbarazzo rispetto, poiché diciamo con noi c'è una dei massimi esperti della vaghezza in questa chiamata, sono le espressioni vaghe. Allora, vi chiedo di confrontare questi due enunciati. Marco ha rotto il telefono e il telefono si è rotto. E di dirmi quale secondo voi è, diciamo, una delle differenze fra questi due enunciati. Ok, quindi appunto, nella prima il colpevole è Marco,
Nella prima il soggetto causa la lettera. Ok, perfetto. Ok, quindi mentre nel secondo caso in qualche maniera è nascosto chi sia l'agente dell'azione, nel primo caso è esplicitato. Ora si va del bene, può essere nascosto quale sia l'agente dell'azione per motivi diversi, cioè semplicemente può essere qualcosa che non è così importante nell'economia della conversazione, cioè magari. Due persone, due amici si incontrano e uno dice all'altro: Ehi, guarda, hai cambiato il telefono. Sì, quello vecchio si è rotto, quindi ne ho comprato uno nuovo. Oppure può essere Marco stesso che rompe il telefono, vuole nascondere la sua colpevolezza e quindi quando l'amico torna a casa e lui gli ha rotto il telefono, dice: Sai, è capitato, il telefono si è rotto, andando a nascondere qual è stato il suo contributo, diciamo, nell'evento. Secondo esempio che vi faccio, questo è un esempio abbastanza popolare al momento, sono fuori di testa, ma diverso da loro, è un verso di una canzone piuttosto popolare ultimamente, però anche qui possiamo chiederci, ma loro chi? Nel senso, da chi sei diverso? E si noti che appunto questo enunciato, proprio perché è vago, si può riempire in maniera completamente diversa, cioè ognuno può leggerci sostanzialmente quello che vuole, nel senso che anche cose completamente diverse fra loro, nel senso magari io sono una persona integerrima che vede intorno a sé il mondo corrotto e dico sono fuori di testa, ma diverso da loro. Oppure io sono una persona a cui piace la pizza all'ananas, ma vivo in Italia in cui la pizza all'ananas, in un contesto in cui la pizza all'ananas viene considerata un piatto non molto appetibile, e dico sono fuori di testa, ma diverso da loro. Quindi, diciamo, è molto difficile, è anche in parte la chiave del successo di una canzone che contiene una frase, un enunciato come questo, non andare appunto a specificare esattamente da chi si è diversi e in che cosa si è diversi, in maniera che ognuno possa riempire come vuole. Esatto, sì, perfetto. In modo che uno possa andare a riempire come vuole quello, appunto, il messaggio. Possa leggere nel messaggio appunto quello che vuole leggere sostanzialmente. E ritornando al nostro sindaco Ipsy, se il sindaco Ipsy dicesse sono stato attaccato ingiustamente o mi hanno attaccato ingiustamente, lascerebbe vago chi sia stato a compiere un attacco nei suoi confronti. Volendo appunto fare di nuovo un esempio concreto da quella reale, da quella che è la politica italiana, questo appunto di nuovo un tweet, questa volta di Calenda, che dice: Non è possibile andare avanti con tatticismi e schede bianche. Voteremo da subito Marta Cartabia e invitiamo grandi elettori e grandi elettrici a fare lo stesso. Basta trovare sempre una scusa per non votare una donna, anche quando ha il profilo perfetto. In questo caso viene lasciato vago. Chi trovi sempre una scusa per non votare una donna? Se appunto trovate caso, qui Calenda non esplicita il bersaglio del suo attacco, ma appunto lo lascia sottospecificato. La seconda macrocategoria di impliciti che andiamo brevemente a vedere prende il nome di impliciti della responsabilità, cioè sono impliciti che vanno a nascondere la responsabilità che l'emittente ha nel proporre un certo contenuto, presentando quel contenuto come qualcosa di cui il ricevente è già a conoscenza. Quindi appunto non è qualcosa che il ricevente presenta come il proprio contributo, come qualcosa che lui appunto vuole mettere sul piatto della conversazione per convincere il proprio destinatario di qualcosa, ma in qualche maniera lo veicola dicendo questo però è qualcosa che noi due sappiamo già, non sono io che voglio convincerti di questo. Vi chiedo di confrontare questi due paragrafi e di dirmi, secondo voi, qual è la differenza fra appunto questi due testi. Questo è un po' più difficile forse delle cose fatte precedentemente, però senza paura e con coraggio. Ok, diciamo, fra le altre cose, una delle stranezze del primo testo
è che presenta informazioni perfettamente note e condivise come se fossero bit di informazioni nuove, per lo quale il ricevente deve creare un nuovo fascicolo mentale. Appunto, quando dice io esisto, non c'è bisogno di esplicitare normalmente che io esista. Nel momento in cui io sto parlando, è qualcosa che si può dare per scontato che io esista. Nel secondo caso, diciamo, tante delle informazioni che nel primo testo sono state asserite esplicitamente, vengono in qualche modo codificate attraverso appunto una codifica che segnala tali informazioni come qualcosa che appartiene al patrimonio di conoscenze che l'emittente e il ricevente già condividono. Appunto, questo è quello che abbiamo già detto, e lo strumento per presentare informazioni come appartenenti alla conoscenza condivisa fra destinatario, scusate, non fra destinatario, ma fra destinatario e emittente, è la presupposizione. Se ora io invece vi chiedo di confrontare queste altre due coppie, appunto, il primo testo è il secondo testo che già abbiamo visto, mentre ne abbiamo un altro appunto diverso sulla destra. Allora, ancora una volta, seppur questi due testi veicolano le stesse informazioni, la maniera in cui l'informazione è presentata differisce da un testo all'altro. Nel senso che nel primo caso avevamo un testo in cui tutte le informazioni veicolate erano presentate come informazioni ignote per cui il ricevente doveva costruire una nuova casella mentale. Anche informazioni che in realtà possiamo dare tranquillamente per scontate, tipo l'esistenza dei mesi, l'esistenza dell'emittente. Nel secondo caso abbiamo una codifica presuppositiva, quindi una codifica che va a segnalare appunto i contenuti che veicola come parte del bagaglio di conoscenze condivise fra l'emittente e il destinatario, anche per contenuti che in realtà potrebbero non essere condivisi, tipo io mi sono sposato e mio padre stava scrivendo un libro. Nel momento in cui si dice appunto il suo libro, il giorno prima del mio matrimonio. Allora la domanda che appunto ci poniamo ora è: si può fare questa cosa? Si può presentare un'informazione non condivisa come se effettivamente lo fosse? La risposta è sì. Perché, ad esempio, si può pronunciare un enunciato del tipo: quando mia sorella è andata in Norvegia, è partita col solo bagaglio a mano. Di fronte a questo enunciato, il ricevente può dire, fra tante virgolette, qualcosa del tipo: va bene, non sapevo che tu avessi una sorella, ma ok, vado avanti con la conversazione. Non sapevo che fosse andata in Norvegia. Ma uguale, ne prendo atto e vado avanti. Quindi è possibile una presentazione, appunto, che va a indicare determinati contenuti come se fossero condivisi, anche per contenuti che non sono effettivamente condivisi, specialmente in un caso di questo tipo. Se A dice i prezzi per portare un bagaglio estiva si sono triplicati ultimamente, lì può rispondere, non me lo dire, quando mia sorella è andata in Norvegia è partita col solo bagaglio a mano. Quindi appunto in questo caso, se appunto ipotizziamo che A non sappia che B ha una sorella e che la sua sorella è andata in Norvegia, tuttavia può accomodare questa presupposizione, può trattare questo contenuto come se effettivamente lo conoscesse, a maggior ragione perché il punto, diciamo, della conversazione non è parlare della sorella e del suo viaggio in Norvegia, ma appunto andare a parlare di quanto sono elevati i prezzi per portare un bagaglio in stiva.
tornando a un esempio politico, appunto, che è un po' più quello che ci interessa, possiamo confrontare questi due enunciati. Quando il sindaco XY ha rubato dei soldi, ha creato un grosso danno nella sua città. In questo caso, il fatto che il sindaco XY abbia rubato dei soldi è presentato come appartenente alla conoscenza condivisa dei partecipanti. Diverso invece è il caso di un enunciato come il sindaco XY ha rubato dei soldi e ha creato un grosso danno alla sua città. In questo caso, lo stesso bit di informazioni, il sindaco XY ha rubato dei soldi, è presentata come un'informazione nuova, non condivisa tra i partecipanti alla conversazione. Di nuovo, se vogliamo vedere un esempio reale, questo è un tweet di Giorgia Meloni, dove in fondo leggiamo: continuano i deliri del politicamente corretto. Ora, un po' come nell'esempio che abbiamo visto all'inizio con aprire gli occhi, in questo caso i deliri per continuare devono essere già in atto, altrimenti non potrebbero continuare. Quindi presuppone che già fossero in atto i deliri del politicamente corretto. In più, va a presupporre che esistano dei deliri del politicamente corretto, perché questa frase non dice esistano i deliri del politicamente corretto e questi deliri continuano, ma dà per presupposto appunto l'esistenza di questi deliri del politicamente corretto. Ora, notate che in realtà diciamo, gli impliciti molto spesso si mischiano, si sovrappongono. In questo caso uno potrebbe dire: ma chi è che appunto deliria nell'ambito del politicamente corretto, quindi c'è anche una certa dose di vaghezza, ad esempio. Seconda categoria di implicito della responsabilità che andiamo a considerare si chiamano topicalizzazioni o topic. Di nuovo vi chiedo di considerare questo frammento di discussione, di conversazione fra A e B, dove A dice: hai visto che bravo, Marco ha comprato il latte. E B dice: no, è stata Maria a comprare il latte. Oppure dice: no, è il latte che Maria ha comprato. Ora, penso che sia abbastanza chiaro che la seconda risposta è un po' strana, diciamo, in questo contesto. Eppure, sembrerebbe che dicano la stessa cosa. Quindi la domanda che ora vi pongo è: perché secondo voi la prima risposta va bene se appunto posto come contesto il fatto che abbia pronunciato "hai visto che bravo Marco ha comprato il latte" e la seconda non va bene? Qual è la differenza, diciamo? Perché queste due non dicono, questi due enunciati di B non dicono in realtà esattamente la stessa cosa? Ok, appunto, quindi c'è una differenza nella maniera in cui è distribuito ciò di cui si parla e cosa se ne dice, diciamo. Nel primo caso, appunto, si parla di qualcuno che ha comprato il latte e si mette in primo piano chi è stato a comprare il latte. Nel secondo caso si parla del fatto che Maria abbia comprato qualcosa e si mette in primo piano che cosa ha comprato Maria. Analogamente, tornando a un esempio più politico, possiamo confrontare questi due enunciati. È stato il sindaco XY a rubare i soldi? Oppure sono i soldi che il sindaco XY non ha rubato. Ovviamente, appunto, quello che vedevamo prima, nel primo enunciato, in qualche maniera si parla del fatto che qualcuno abbia rubato i soldi e si mette l'accento sul fatto che sia stato proprio il sindaco XY. Invece, nel secondo caso, di nuovo, parla del fatto che il sindaco XY abbia rubato qualcosa e si mette l'accento, si pone in primo piano il fatto che siano i soldi che il sindaco XY ha rubato. La topicalizzazione, quindi, presenta ciò che veicola come qualcosa che è attivo nell'universo del discorso, come ciò di cui si parla, come qualcosa a cui il destinatario sta pensando proprio in quel momento.
Tuttavia, come la presupposizione può veicolare contenuti non condivisi, come vedevamo prima, anche il topic può codificare contenuti a cui il ricevente non sta pensando proprio in quel momento. Ad esempio, appunto, il sindaco XY non potrebbe confutare se sente un enunciato come quello in B, sono i soldi che il sindaco XY ha rubato, che appunto sia attivo nell'universo del discorso il fatto che lui abbia rubato qualcosa. Di nuovo, volendo fare un esempio concreto, un esempio reale che viene appunto dai tweet, in questo caso di Italia Viva, questo tweet dice: Italia Viva non solo ha salvato il paese dall'esperienza tragicomica e populista del governo Conte, ma ha creduto in un gruppo di ragazze e ragazzi. Questa è la cosa più bella. Molto diverso che se Italia Viva avesse pubblicato avesse twittato qualcosa del tipo: Italia Viva ha salvato il paese dall'esperienza tragicomica e populista del governo Conte. Ha creduto in un gruppo di ragazze e ragazzi. Nell'esempio effettivo viene presentato appunto come ciò di cui si parla, qualcosa in qualche misura di già noto, seppur come vedremo in un modo diverso rispetto a una presentazione attraverso una presupposizione, quindi qualcosa di attivo nella memoria del ricevente, che Italia Viva abbia salvato il paese dall'esperienza tragicomica e populista del governo Conte, spostando l'attenzione sulla seconda parte del messaggio, ovvero appunto ha creduto in un gruppo di ragazze e di ragazzi, in qualche maniera appunto ponendo l'aver salvato il paese dall'esperienza tragicomica e populista del governo Conte in una posizione più di sfondo. Diciamo, questa è una differenziazione abbastanza sottile, però diciamo, per completezza ci tenevo a farvela vedere, cioè seppure appunto in un certo senso possiamo dire che sia le presupposizioni sia le topicalizzazioni veicolano contenuti in qualche maniera presenti nella memoria del ricevente, tuttavia le presupposizioni sono una codifica che indica che quel contenuto appartiene al bagaglio di conoscenze che il ricevente ha in generale, mentre la topicalizzazione è una codifica che indica che quel contenuto è ciò a cui il ricevente sta pensando proprio in quel momento. Quindi una diversa ripartizione, se volete, fra la memoria a lungo termine e la memoria a breve termine del ricevente, diciamo. Topic e presupposizione vanno a strutturare, come vedevamo, l'informazione, segnalando i contenuti che veicolano come contenuti di secondaria importanza. Come vedevamo prima, le due frasi, per le due enunciati per la topicalizzazione che abbiamo confrontato, variavano a seconda di quello che era il punto nodale dell'enunciato, il contenuto principale che si voleva portare, cioè si voleva porre l'accento sul fatto che fosse Maria o si voleva porre l'accento sul fatto che fosse stato comprato, che si appunto che all'oggetto che era stato comprato era il latte. Poiché appunto topicalizzazione e presupposizione segnalano i contenuti che veicolano come contenuti di secondaria importanza, ai contenuti presupposti e o topicali è dedicata minore attenzione da parte del ricevente. Per questo motivo è possibile nascondere contenuti non condivisi o opinabili attraverso una presupposizione e/o una topicalizzazione. E uno si chiede, ma davvero? Oh, no, io vi sto prendendo in giro. Se io ad esempio vi chiedo quanti animali di ogni specie ha portato Mosè sull'arca? La risposta è... Peccato però che quello dell'arca non fosse Mosè, ma fosse Noè. Ora, tranquilli tutti, nel senso che questo è perfettamente quello che deve succedere, diciamo, o che succede nella maggior parte dei casi,
quantomeno con gli adulti, perché l'attenzione viene catalizzata sulla prima parte del messaggio, ovvero della domanda: quanti animali di ogni specie? Mentre la seconda parte viene processata, elaborata in maniera più superficiale e quindi appunto tendenzialmente le persone, quantomeno appunto gli adulti, non si accorgono di questa, del fatto che c'è un'informazione. Non tutti conosciamo la Bibbia. Ok, sì, no, questa è un'obiezione ragionevole, però fatta anche con, diciamo, questo tipo di scherzetto. Esatto, è una cosa funziona anche se uno conosce l'episodio biblico, poi appunto diciamo è un episodio biblico abbastanza. Abbiamo individuato solo. Ok, poi ovviamente giocano delle variabili individuali, cioè probabilmente se una persona ha una grande confidenza con la lettura dei testi sacri, può darsi che il fatto che ci sia un errore balzi di più all'occhio di questa persona rispetto a una persona che non ha lo stesso tipo di confidenza con i testi sacri. Quindi, diciamo, sono cose di tendenza, diciamo, la maggior parte delle persone dà questo tipo di risposta. E perché non è un problema questa cosa? Perché appunto questa è in qualche modo una strategia che è stata evoluta nel corso dei lo sviluppo del linguaggio per in qualche maniera far fronte a quelli che sono dei limiti biologici di memoria e di attenzione, i quali l'essere umano ha biologicamente, appunto, insieme con il fatto che il linguaggio nelle normali situazioni comunicative procede molto veloce. Quindi è utile in qualche maniera, questi scherzi vanno anche gli alunni, è utile in qualche maniera che l'emittente dia al proprio destinatario dei segnali linguistici su quali sono le parti del messaggio più importanti, in maniera tale che il destinatario possa focalizzare la propria attenzione solo sulla parte segnalata come più importante del messaggio ed elaborare in modo superficiale il resto dell'enunciato. Invece che attardarsi, diciamo, a processare tutto l'enunciato con la stessa quantità di attenzione. Quindi, venendo a uno dei grandi temi di questa chiacchierata, impliciti propaganda politica e pubblicità. La propaganda politica e la pubblicità, tutto questo ha a che vedere con la frase marcata. Puoi esplicitare meglio la domanda? Ok, se no ci ritorniamo dopo. Ok, quindi la propaganda politica e la pubblicità fanno largo uso degli impliciti. L'ordine non consueto. Ok, sì, esatto, sì, esatto. Uno può agire, se ad esempio sull'ordine dei costituenti, per mettere o usare una scissa, come nell'esempio di prima, per mettere in risalto alcune informazioni e mettere in una posizione di sfondo altre informazioni. Cioè, questo stesso inganno di Mosè praticamente è stato rifatto da altri studiosi con una lieve manipolazione che era del tipo: è stato Mosè a portare due animali di ogni tipo, di ogni specie sull'arca, oppure sono due animali di ogni specie che Mosè ha portato sull'arca. In questo caso, come forse diciamo, avete già intuito, nel momento in cui l'informazione errata era nascosta, era messa nella seconda parte, la parte topicalizzata, nella parte marcata come
marcata linguisticamente come qualcosa di attivo nella memoria a breve termine del destinatario, l'errore viene riconosciuto di meno di quando l'errore viene focalizzato, cioè messo in una posizione di primo piano, cioè è stato Mosè a. In quel caso molte più persone si accorgono che c'è qualcosa che non va. E appunto, sì, questo appunto è un tipo di strategia di focalizzazione, ci sono altre strategie di focalizzazione, tipo appunto ad esempio intervenire per l'italiano, appunto perché poi lingue diverse preferiscono, a seconda di quelle che sono le loro caratteristiche strutturali, strategie di focalizzazione diverse, si può intervenire appunto anche sull'ordine dei costituenti in maniera tale da manipolare che cosa vogliamo portare in primo piano e che cosa vogliamo mettere sullo sfondo. Quindi, appunto, la propaganda politica e la pubblicità fanno largo uso degli impliciti perché ne hanno intuito il potere persuasivo. Di conseguenza, è necessario diffondere la consapevolezza dell'esistenza di queste strategie per aiutare i cittadini a scegliere liberamente. Quindi, veniamo alla seconda sezione di questa nostra chiacchierata, ovvero quali sono le risorse disponibili per educare adulti, ragazzi e bambini all'implicito. E in questa battaglia, diciamo, progetti e osservatori giocano sicuramente un ruolo nodale. Il primo osservatorio che vi presento si chiama Osservatorio Permanente sulla Pubblicità e la Propaganda, reperibile al sito che vedete nella slide. E questo osservatorio, grazie al lavoro di un gruppo di linguisti esperti in pragmatica e di analisi del discorso, coordinato dal professor Lombardi Vallauri, monitora l'uso di impliciti discutibili da parte dei politici, attribuendo ai loro discorsi un voto che corrisponde al loro tasso di tendenziosità. Il sito dell'osservatorio offre inoltre numerose schede illustrative sui temi della comunicazione implicita e della persuasione, e indicazioni bibliografiche costantemente aggiornate. Come viene calcolato il tasso di tendenziosità dei discorsi? In pratica, i punteggi vengono assegnati ai testi secondo un sistema di conteggio standardizzato e ripetibile. Questa è un po' la forza di questo metodo di assegnazione di un voto di tendenziosità ai discorsi, ovvero dipendono dal modo in cui i politici confezionano linguisticamente, ovvero attraverso presupposizioni, attraverso topicalizzazioni, implicature o espressioni vaghe, i contenuti. Questo è un esempio di una delle analisi fatte appunto dall'OP, in cui sono stati messi a confronto i discorsi di Maria Stella Gelmini e il discorso di Matteo Renzi sulla riforma della scuola. E in questa appunto rappresentazione vediamo visivamente anche che il discorso di Maria Stella Gelmini ha un indice di informazioni discutibili, non condivisibili dalla stragrande maggioranza delle persone, veicolate in maniera implicita, molto più alto di quello di Renzi. Secondo progetto che vi presento si chiama IMPACT come sigla o Sciolto, Implicit Manipulation in Politics, Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches. E di nuovo, sotto la responsabilità scientifica del professor Lombardi Vallauri, questo progetto di interesse nazionale mira espressamente a contribuire scientificamente alla qualità della convivenza democratica. Oltre alla costruzione di un vasto corpus multimediale consultabile online di discorsi politici italiani annotati per impliciti discutibili, ovvero appunto per impliciti che veicolano informazioni non condivisibili dalla stragrande maggioranza, e alla realizzazione di una serie di esperimenti neurolinguistici volti a individuare i correlati cerebrali associati all'elaborazione dell'informazione implicita, qualcosa di simile a ciò che vedevamo prima, nel senso che quelli sono esperimenti comportamentali, diciamo, si basano sulle risposte comportamentali delle persone che hanno messo in luce come una codifica presuppositiva, una codifica attraverso il topic, vada ad associarsi a una minore attenzione da parte dei riceventi. Tale progetto IMPACS ha come obiettivo la creazione di tutorial multimediali liberamente accessibili sulle strategie di persuasione pensati per la scuola e la società civile. Vi darò poi
due link, alla fine appunto a due tutorial, uno più breve e uno più lungo, in cui potrete ripercorrere, se volete, appunto quello di cui abbiamo parlato in questa chiacchierata. E questa appunto è la pagina della disseminazione del sito dell'Impact. Il terzo osservatorio, scusate, è l'Osservatoire Linguistique du Discours Numérique, l'Olindinum, diretto dalla professoressa Pietra Andrea e dal professor Lombardi Vallauri, il quale punta a creare le condizioni per fornire un contributo concreto all'educazione, alla consapevolezza e al dibattito pubblico digitale, attraverso la creazione di un osservatorio transnazionale e l'istituzione di una rete multidisciplinare di specialisti nel settore. L'osservatorio si propone inoltre di costruire un archivio franco-italiano di materiali utili alla didattica e alla diffusione della ricerca sul dibattito pubblico digitale. Tra i fenomeni che l'osservatorio si propone di indagare ci sono anche gli impliciti linguistici. E questa appunto è la parte di formazione dell'osservatorio, qui potete vederci e vedervi, diciamo, il link a questa serie di lezioni. Vi propongo ora, nella terza sezione, una serie di esempi di quelle che potrebbero essere alcune attività pensate per educare bambini, ragazzi e adulti all'implicito. La prima attività che vi propongo si chiama, diciamo, chiamato caccia all'implicito. Che cosa serve? Qualche lezione sull'implicito e su come riconoscerlo. Perché altrimenti non si può andare a caccia di leoni senza sapere, poveri leoni, senza sapere come sono fatti esattamente i leoni. Altrimenti si rischia di prendere una tigre al posto di. Che cosa serve? Un corpus di testi pubblicitari e o di discorsi o di tweet di politici. Che cosa prevede? Ai partecipanti è chiesto di riscrivere un testo esplicitando tutte le informazioni implicite opinabili. Perché appunto, come abbiamo visto prima, si possono usare alcuni strumenti linguistici, alcune strategie, come ad esempio le presupposizioni, semplicemente per marcare che il contenuto è noto o anche qualcosa che può essere trattato come noto perché è di marginale importanza visto quello che è l'obiettivo della comunicazione. Quindi in quel caso, diciamo, è perfettamente lecito, non tendenzioso, usare un implicito. Invece, nel momento in cui uno va a pronunciare un enunciato come quando il sindaco XY ha rubato dei soldi e ha provocato un grande danno alla sua città, in questo caso abbiamo un'informazione che probabilmente il sindaco XY si sentirebbe di confutare perché appunto viene accusato di aver rubato dei soldi. Quindi appunto esplicitando tutte le informazioni implicite opinabili, un po' come nell'esempio delle prime due slide che appunto abbiamo visto delle due pubblicità che abbiamo confrontato all'inizio di questa chiacchierata. Vi ripropongo. L'obiettivo di questa attività è mostrare ai partecipanti come veicolare implicitamente un'informazione discutibile sia più efficace che asserirla in maniera esplicita, un po' appunto come quello che vedevamo all'inizio. Se qualcuno dicesse stai vivendo con gli occhi chiusi, in maniera proprio esplicitando questa informazione, il ricevente potrebbe dire no, guarda, io non sto affatto vivendo con gli occhi chiusi. Nell'altro caso, appunto, il messaggio invece passa sotto traccia. E come abbiamo visto nell'esempio di Mosè, appunto, viene dedicata minore attenzione appunto, ai contenuti presupposti. Quali sono i vantaggi? Si può lavorare in gruppo e presentare il lavoro alla classe. Si può lavorare con pubblicità di prodotti che interessano agli alunni. La seconda attività che vi presento è la chiamata Che cosa voleva dire Anna? E praticamente ai partecipanti viene presentato un fumetto che mostra un personaggio, Anna, che dice a un altro personaggio, Paolo, un'espressione contenente un'implicatura o viceversa. Ad esempio, il fumetto può mostrare Paolo che chiede a Anna, vieni alla mia festa di compleanno? E Anna che risponde, devo andare a prendere mia sorella all'aeroporto. Ai partecipanti verrà quindi chiesto cosa intende dire Anna al fine di incoraggiare una riflessione sui contenuti veicolati in maniera implicita. Se
Se i partecipanti faticano a trovare la risposta, l'insegnante può aiutare ponendo nuove domande come pensi che Anna andrà alla festa? Come mai? Quando i partecipanti avranno prodotto la risposta attesa, il docente chiederà loro, secondo te perché Anna ha preferito non dirlo apertamente e direttamente? L'obiettivo di questa attività è 1. Mostrare che le parole possono dire molto di più di quanto letteralmente non dicano. E far vedere come si preferisca, per motivi di cortesia, non dire esplicitamente di no a un invito. Se io, ad esempio, vengo invitata appunto a una festa, mi viene chiesto: vieni alla festa di Marco stasera? O vieni alla mia festa stasera? Se io voglio dire di sì, se ci pensate, posso dire semplicemente sì e andare alla festa. Se invece io voglio rispondere no a un invito, non posso: vuoi venire alla mia festa stasera? No. Sembra quantomeno un pochino bizzarro, per non dire appunto scortese, che è un termine tecnico, ma se ne può avere una rappresentazione perché non è poi così distante da quella che è il significato di cortese nel linguaggio corrente. E quindi cosa posso fare? O posso rispondere qualcosa del tipo: guarda, vorrei tanto venire, però proprio stasera non posso, però un'altra volta sicuramente vengo. Oppure posso veicolare la mia risposta, non verrò alla festa, in maniera implicita, del tipo: devo alzarmi presto domani. E così appunto non ho detto esplicitamente che non andrò. Quali sono i vantaggi di questo tipo di attività? Si può lavorare in gruppo ed è un'attività che può essere indirizzata quantomeno alla prima parte, sicuramente anche ai bambini. La terza attività che vi propongo, si chiama lingua che vai, implicito che trovi, ovvero la domanda che ci si pone è se lingue diverse facciano uso di diversi tipi di impliciti. Sostanzialmente è una caccia all'implicito condotta in più lingue. Diciamo, se qualcuno di voi appunto avesse il desiderio di ideare delle attività mirate per educare all'implicito, per sensibilizzare i propri allievi all'implicito, potete usare i contatti o sulle pagine degli osservatori o il mio contatto mail. Questi sono i siti, scusate, i link ai tutorial che vi dicevo: la persuasione, la propaganda politica e nella pubblicità. Ce n'è uno più lungo e uno più breve, a seconda di quanto tempo appunto volete dedicare, avete da dedicare, perché poi appunto gli insegnanti sono fra le persone più impegnate. Giusto un secondo per ringraziare la Fondazione Lincei per la Scuola per l'opportunità, in particolare professoressa Voghera e la dottoressa Vena per aver reso possibili queste lezioni per il supporto e tutti voi che avete partecipato insieme con i direttori degli osservatori, professoressa Pietrandelli e professor Bombardi Vallauri.